Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio. E nulla, insomma, parliamone. Parliamo oggi di street photography, perché, come, dove, quando e appunto perché e com'è secondo alcuni, come non è, come deve essere fatta, come deve essere svolta. Vi do la mia teoria, vi do la mia opinione, vi do tutto quello che c'è da sapere riguardo appunto alla street photography. Allora, la street photography è una tipologia fotografica, come dice poi la street. Appunto, è un paesaggio urbano spesso confuso in altri contesti fotografici, paesaggistici, ma ok. E nulla, allora io ho la mia street photography, una street molto particolare perché questa per il 110% è un bianco e nero. Io penso che la street photography dia la sua massima espressione di creatività, libertà e concettualità fotografica nella modalità in bianco e nero. Perché il bianco e nero fa leggere una tipologia di messaggio diverso, a parte che dà una profondità del messaggio molto forte, non una profondità di campo, ma una profondità del messaggio molto forte, fa vedere una concettualità della città, del paesaggio urbano, della street appunto, che è molto 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 diversa e particolare. Poi si discute spesso sul discorso la street con persone o senza persone. Per me la street photography è sia una fotografia di una via senza elementi umani, sia una fotografia con tanti elementi umani, e con cose più o meno interessanti che possono essere concettualità artistiche, concettualità di situazioni, concettualità di anche giochi di esposizione. Infatti molti fanno i giochi di ombra con la street photography, fotografo una parte tipo a destra o a sinistra dell'immagine in ombra e una parte no, con una luce giusta e con un bianco e nero intenso riesce a fare veramente qualcosa di molto interessante e portare a casa un buon risultato. Io penso che la street photography sia uno dei 3-4 generi principali che la gente fa di più. È una fotografia, se fatta seriamente bene, molto complessa, molto difficile, che però può sbizzarrire tanto anche il lato artistico delle persone, oltre che il lato tecnico, e secondo me, sempre a mio avviso, può dare veramente qualcosa in più sotto tanti punti di vista. Il problema è che solitamente chi fa street photography a livello fotografico anche professionale è un fotografo, diciamo, un po' particolare, perché forse parlando con tanti fotografi di street professionisti di altissimo livello hanno sempre detto che la street photography non ti porta da mangiare a meno che lavori per tante riviste, giornali o dei servizi appunto retribuiti fatti per qualcuno. Allora lì con delle pubblicazioni importanti su riviste importanti del settore si può iniziare ad avere un guadagno, anche se ricordiamo purtroppo che la fotografia è veramente in picchiata negativa sul discorso guadagni e foto. Anche oggi di recente ho parlato con altri fotografi che hanno chiuso la loro attività, uno dopo 16 anni, uno dopo 24. Dunque diciamo che il mondo fotografico purtroppo per tutti sta molto molto peggiorando e cambiando, sia quello fotografico professionale sia quello fotografico amatoriale. Dunque bisognerebbe fare un piccolo esame di coscienza a tutti e iniziare a valutare, pensare, capire il perché di questo, anche se in tanti video del passato l'ho citato, potremmo fare un video se volete in base ai like che metterete qua sotto anche a parlare di questo, il cambiamento fotografico negli ultimi 10-20 anni, possiamo dire anche 30, ma soprattutto nell'ultimo decennio. Ha portato un cambiamento molto significativo nella fotografia. Comunque torniamo allo street. Lo street appunto, diciamo, è un qualcosa che può dare una certa artisticità a quello che si fa e quello che si pone. È una tipologia fotografica, a mio avviso, molto bella, molto intensa, molto interessante, assai difficile e complessa, ma veramente che se poi le cose vanno come uno vuole e riesce a portare a casa appunto il risultato, si hanno delle soddisfazioni personali, a mio avviso, molto 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 ampie. Sul discorso del gioco fotografico possiamo veramente dire che c'è gioco e non c'è gioco in fotografia di street, nel senso che il gioco fotografico, tra virgolette, ovviamente lo cito, va visto in base alla creatività e quello che una persona vuole trasmettere attraverso il prendere e riprendere queste immagini, questi momenti, questi attimi in queste situazioni. Dunque non penso sia una cosa semplice, non penso sia una cosa difficile, ma non penso neanche sia una cosa alla portata di tutti sotto tanti aspetti. Comunque vedremo un pochino il tutto e cercheremo di arrivare a qualcosa di molto interessante piano piano. Dal punto di vista tecnico direi che ci sono delle situazioni che possono dire veramente tutto riguardo a ciò, anche perché si ha un livello molto 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 ampio e alto della fotografia in linea di massima in generale e ci sono delle situazioni che possono creare qualcosa di straordinario. La street photography secondo me è il grandissimo maestro e unico, inimitabile, è Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson fa della street photography una ragione ovviamente di vita, essendo un grande fotografo professionista,
e è stato l'esempio per tanti fotografi di street. Ovviamente erano tempi diversi, erano fotografie particolari, c'era molta meno concorrenza, c'era molto meno invasività, diciamo, per la fotografia, però comunque è qualcosa di eccezionale. Secondo me è un grande esempio per tutti leggere i suoi libri e seguire un po' le sue teorie. Anche Berengo Gardin, secondo me, è stato un grande fotografo di street, anche su, cioè un grandissimo fotografo di street con grandi reportage, e poi tanti altri. Insomma, oggigiorno grandi street photographer c'è qualcuno, ma non voglio iniziare a fare pubblicità, se no poi dico, ma tu sei di parte, eccetera, eccetera. Mi limito soltanto a citare questi due colonne colossi della storia della fotografia. E poi possiamo anche dire che la street photography, appunto, è molto molto una fotografia grandangolare, nel senso che prevalentemente si scatta con 28-35 mm linea di massima, lenti fisse. Qualcuno la fa anche col 24, c'è gente che fa con del 20 e 18 mm. Io sono più propenso appunto per 28 e 35, in qualche caso anche il 24 mm fisso. Ha sempre un'apertura molto ampia, ovviamente una lente fissa molto luminosa, però comunque calcolate che la vera street devi dare anche profondità di campo, dunque vanno anche chiuse, a mio avviso, va chiuso abbastanza il diaframma, per non dire anche tanto in alcuni casi. Ovviamente ricordiamo sempre a triangolo dell'esposizione, ISO, diaframma e tempi, cosa fondamentale, che anche oggi in fotografia parlano con dei PH passati in secondo piano. Tanto io scatto in P, ok, ho capito, uno scatto in program, però alla fine è meglio sempre il manuale, sapendo e conoscendo le basi tecniche della fotografia, per poter portare a casa qualcosa di molto importante e interessante per noi stessi, per se stessi soprattutto. Questa è un po' la mia teoria. Scrivete sotto, mettete like se vi è piaciuto, condividetemi sui miei social e ci vediamo molto molto presto per i prossimi video. Ciao a tutti e buona giornata, e continuate a seguirmi. Alla prossima, ciao ciao!